Vediamo quindi lo svolgimento. Questo è il deutone, che è uno stato legato protone e neutrone. La sua massa quindi è due nucleoni, due unità di massa atomica. La sua carica è la carica di un protone. Il simbolo chimico è l'idrogeno con due nucleoni, un protone, ionizzato positivamente perché ha perso l'elettrone, quindi è il nucleo del deuterio, che appunto si chiama deutone. Qui vediamo i due deutoni che si trovano inizialmente a grande distanza, una distanza chiamata RA, che può essere 2 metri, ma se anche fosse 2 millimetri o 2 micrometri, 2 micron o 2 nanometri, sarebbe la stessa cosa. Dopo vediamo meglio perché. Comunque il motivo è che è comunque una distanza iniziale enorme rispetto alla distanza finale a cui devono essere avvicinati questi due deutoni, che è di 2 fermi. Il fermi è 10 alla meno 15 metri. Quindi anche fossero 2 nanometri, la distanza iniziale tra i deutoni è comunque un milione di volte più grande della distanza finale, che è 2 fermi. La nostra incognita è, per il momento, l'energia cinetica con cui vanno lanciati uno contro l'altro questi due deutoni, l'energia cinetica di ciascuno di loro. Poi con questo calcolo dell'energia cinetica calcoleremo la temperatura che è necessaria per un plasma di deutoni per appunto farli scontrare con questa energia cinetica che troveremo. Chiamiamo A le quantità all'inizio e B le quantità alla fine, come qui RA e RB. Qui vediamo i due deutoni che vengono scagliati uno contro l'altro con velocità iniziale VA, ciascuno di loro. La loro distanza iniziale 2 metri, ma anche per esempio 2 nanometri, non cambierebbe niente, la distanza finale 2 fermi, e questi sono i deutoni che man mano che si avvicinano aumentano la loro energia potenziale elettrostatica. Questi verdi sono infatti i rami di iperbole che descrivono l'energia potenziale elettrostatica che è associata a due cariche puntiformi dello stesso segno, che quindi si respingono, infatti, dopo essere stati lanciati uno contro l'altro, rallenteranno per colpa della forza repulsiva, che è la forza elettrostatica, e quindi trasformeranno la loro energia cinetica iniziale progressivamente in energia potenziale elettrostatica. È come se fossero due palline lanciate con velocità una contro l'altra che risalgono lungo questi due pendii fino a fermarsi nel punto più alto, quando la loro distanza è due fermi. In quel momento avranno trasformato tutta la loro energia cinetica iniziale in energia potenziale elettrostatica e torneranno di nuovo indietro scendendo lungo il profilo dell'energia potenziale elettrostatica, il che vuol dire che in realtà loro si muovono su questa retta, quindi si avvicineranno, arriveranno alla distanza minima di due fermi e poi si allontaneranno di nuovo, a meno che non intervenga la forza nucleare forte e a una distanza di due fermi effettivamente interviene, impedendo quindi ai due deutoni di riallontanarsi, ma invece facendoli fondere, in quanto la forza forte è una forza attrattiva che vince su quella repulsiva elettrostatica. Quindi porta alla fusione dei due deutoni in una particella alfa, nucleo di elio, con liberazione di energia nucleare. È appunto l'energia nucleare, l'energia della fusione nucleare. Questo problema si risolve con la conservazione dell'energia meccanica, infatti i due deutoni si muovono nel vuoto, non ci sono forze d'attrito, non ci sono forze dissipative, quindi si conserva l'energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica totale dei due deutoni insieme e dell'energia potenziale elettrostatica che è associata alla coppia dei due deutoni e che è data da questa espressione che conosciamo, valida per due particelle puntiformi come in questo caso. Quindi K0 per il prodotto delle due cariche elettriche, ciascuna vale E, diviso la distanza, questa è la distanza iniziale, questa è la distanza finale. Riconosciamo infatti i rami di iperbole del tipo una costante diviso la distanza. Al diminuire della distanza, l'energia potenziale elettrostatica cresce e all'inizio questo valore è molto piccolo, infatti l'energia potenziale elettrostatica all'inizio UEA si attesta su questo valore basso, che è circa 11,5 per 10 alla meno 20 joule. Basta sostituire i valori, in particolare ho preso come distanza iniziale tra i deutoni 2 nanometri. Invece quando i deutoni sono molto più vicini, un milione di volte più vicini, perché appunto stanno a due fermi di distanza, rifacendo lo stesso calcolo, il numeratore non cambia, il denominatore ci ho messo non più 2 nanometri ma 2 fermi. E il risultato giustamente viene un milione di volte più grande. Perché?
L'energia potenziale elettrostatica è inversamente proporzionale alla distanza. Se la distanza diventa un milione di volte più piccola, infatti passa da 2 nanometri a 2 fermi, allora il valore dell'energia potenziale elettrostatica diventerà un milione di volte più grande. Infatti questa energia potenziale elettrostatica in B, 10 alla meno 14, è 6 ordini di grandezza più grande di quella in A. È scritto anche qua, l'energia potenziale elettrostatica all'inizio è uguale a quella alla fine, un milione di volte più piccola, cioè diviso un milione. Quindi è molto minore dell'energia potenziale elettrostatica finale e perciò si potrà trascurare, come vedremo tra poco. Impostiamo quindi la conservazione dell'energia meccanica in A e in B. Abbiamo detto che l'energia meccanica è l'energia cinetica dei due deutoni, quindi è 2 volte l'energia cinetica di ciascun deutone, energia cinetica iniziale. Quindi con il simbolo energia cinetica A, io indico l'energia cinetica iniziale di ciascuno dei due deutoni, cioè del deutone singolo. E poi l'energia meccanica, va sommata all'energia potenziale elettrostatica, all'inizio e poi alla fine. L'energia cinetica invece alla fine è 0 perché, si va nell'ipotesi, si sta facendo l'ipotesi che i due deutoni, sono lanciati con quella velocità minima, o quell'energia cinetica minima, che permetterà loro di arrivare alla distanza di 2 fermi perdendo tutta la velocità, tutta l'energia cinetica. Quindi arrivano a 2 fermi di distanza da, diciamo, fermi, cioè arrivano lì fermi. Ecco, scusate il gioco di parole. Poi è chiaro che se l'energia cinetica iniziale fosse ancora maggiore di quella che troveremo, allora arriveranno a quella breve distanza già, anche in movimento, quindi non perderanno tutta la loro energia cinetica e si fonderanno ancora meglio. Quindi possiamo dire che stiamo cercando l'energia cinetica iniziale dei deutoni, quella minima, per poterli avvicinare a 2 fermi e quindi farli fondere, l'energia cinetica minima. Torniamo quindi alla equazione di conservazione dell'energia meccanica e ricaviamo la nostra incognita, che è l'energia cinetica del deutone singolo all'inizio. Per farlo portiamo l'energia potenziale elettrostatica iniziale a destra e quindi viene quella finale meno quella iniziale. Ma quella iniziale abbiamo visto poco fa che è un milione di volte più piccola di quella finale. Quindi se io a una quantità tolgo un milionesimo della stessa quantità, in pratica non me ne accorgo nemmeno. E per questo motivo l'energia potenziale elettrostatica all'inizio può benissimo essere trascurata rispetto a quella finale, proprio perché è una sottrazione tra una quantità e un'altra quantità che è un milione di volte più piccola, quindi è del tutto trascurabile questa sottrazione. Perciò a questo punto basta dividere per 2 e trovare l'energia cinetica iniziale di ciascun deutone come metà dell'energia potenziale elettrostatica finale. L'avevamo calcolata prima, l'energia elettrostatica. Potenziale elettrostatica finale, eccola, basta dividere quindi a metà questa e troviamo l'energia cinetica di ciascun deutone all'inizio per portarli almeno a 2 fermi di distanza. Volendo, ma non è necessario, si può trasformare in electron volt questa energia cinetica iniziale, perché di solito l'electron volt, o meglio i mega electron volt, sono l'unità di misura più comune per indicare le energie cinetiche anche delle particelle atomiche o subatomiche. Quindi per passare da joule a elettron volt basta dividere per questo numero, che numericamente è la carica dell'elettrone o del protone, e il risultato è 3,6 per 10 alla quinta elettron volt, cioè 0,36 MeV, mega elettron volt, cioè milioni di elettron volt. Vedremo nell'ultima parte dello svolgimento che per dare ai deutoni questa energia cinetica, se vogliamo dargliela in forma di energia disordinata di agitazione termica, dobbiamo riscaldare il gas dei deutoni fino quasi a 3 miliardi di gradi Kelvin. Per la precisione 2,8 miliardi di Kelvin, questo sarà il calcolo finale che vedremo dopo. Ma prima di passare appunto alla parte termodinamica, chiediamoci, anche se non è richiesto dal problema, se questi deutoni, che hanno questa energia cinetica iniziale, sono relativistici oppure no. Dobbiamo confrontare la loro energia cinetica con la loro energia di riposo, massa per C quadrato, la famosa relazione di Einstein. La massa dei deutoni è 2 unità di massa atomiche, quindi da moltiplicare per la velocità della luce al quadrato. Il risultato è 29,9, sono circa 3 per 10 alla meno 10 joule. Quindi dobbiamo confrontare questa energia cinetica
iniziale dei dotoni che è circa 6 per 10 alla meno 14 joule con 3 per 10 alla meno 10 joule. Vediamo che ci sono più o meno 4 ordini di grandezza, quindi un fattore 10.000. Vuol dire che l'energia cinetica dei deutoni effettivamente è molto minore della loro energia di riposo. Possiamo anche effettuare proprio il rapporto, l'energia di riposo, questo valore qui, diviso l'energia cinetica iniziale dei deutoni, quest'altro valore, il risultato è circa 5.200. Avevamo detto circa 4 ordini di grandezza, vuol dire 10.000, in realtà è 5.200 circa. O facendo il rapporto inverso, quindi energia cinetica diviso energia di riposo, otteniamo circa 2 parti su 10.000. Quindi vuol dire che l'energia cinetica è circa lo 0,02 centesimi, lo 0,02% dell'energia di riposo. Quindi è una energia cinetica sicuramente molto minore dell'energia di riposo e quindi si tratta di deutoni non relativistici. Possiamo anche calcolare quindi, non è richiesto, ma lo facciamo lo stesso, la velocità iniziale di questi deutoni, quindi VA. Possiamo usare la formula classica dell'energia cinetica, sappiamo che è una formula approssimata, ma è valida per particelle non relativistiche, cioè non troppo veloci, come sono i nostri deutoni. E quindi con questa formula approssimata comunque troveremo una velocità molto simile a quella esatta, quindi un'ottima approssimazione. Quindi con la formula inversa andiamo a sostituire 2 volte l'energia cinetica diviso le 2 UMA, le 2 unità di massa atomiche, e otteniamo una velocità che è circa 5,9 per 10 alla 6 metri al secondo. Ricordiamo che la velocità della luce è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, quindi vediamo che ci sono 2 ordini di grandezza in mezzo, cioè vuol dire che la velocità di questi deutoni, VA, effettivamente è molto minore della velocità della luce. Andiamo a fare il confronto facendo il rapporto tra la velocità dei deutoni appena trovata con la formula approssimata e la velocità della luce nel vuoto. Questo rapporto si chiama beta e vale 0,02, cioè 2 centesimi, 2%. Questo vuol dire che i nostri deutoni effettivamente vanno a una velocità piccola rispetto alla velocità della luce, circa il 2% di C. E questo conferma che sono delle particelle non relativistiche. Infine, l'ultimo calcolo che dicevamo prima, cioè a quale temperatura dovevo portare questo gas di deutoni per dare ai deutoni un'energia di agitazione termica, quindi un'energia cinetica, che più o meno è questo valore qua. Quindi vogliamo, per esempio, che l'energia cinetica media di agitazione termica sia questo valore. Questo vuol dire che più o meno una metà dei deutoni presenti nel gas di deutoni avrà l'energia adatta per fondere, l'altra metà magari no. Ora l'energia cinetica di agitazione termica di un gas di particelle si può calcolare con questa formula secondo la teoria cinetica di Boltzmann. Il 3 sta a indicare i gradi di libertà. I deutoni sono particelle puntiformi e quindi hanno la possibilità di muoversi traslando nelle 3 direzioni, dimensioni dello spazio, quindi 3 gradi di libertà. E ricordiamo che per la teoria cinetica, l'energia cinetica media delle particelle di un gas si calcola un mezzo la costante di Boltzmann per la temperatura espressa in Kelvin moltiplicata per i gradi di libertà delle particelle, che in questo caso sono 3. La nostra incognita è la temperatura alla quale dobbiamo portare questo gas, temperatura in Kelvin. Quindi con la formula inversa, andando a richiedere che l'energia cinetica media di queste particelle sia proprio il valore necessario per la fusione, cioè per l'avvicinamento a 2 fermi di distanza, allora e anche ricordando chi è la costante, cos'è la costante di Boltzmann, è 1,38 per 10 alla meno 23 joule su Kelvin. Facendo i calcoli otteniamo una temperatura espressa in Kelvin di 2,8 miliardi di Kelvin, quindi una temperatura enorme. Questo appunto per dire quanto è forte la repulsione coulombiana elettrostatica che respinge questi 2 deutoni mentre si avvicinano. Quindi se noi vogliamo portarli quasi a toccarsi, perché 2 fermi vuol dire che arrivano praticamente a toccarsi questi deutoni, quindi vogliamo che intervenga la forza forte e li faccia fondere,
Allora, per vincere la forza coulombiana di repulsione elettrostatica, dobbiamo dare un'energia cinetica iniziale talmente grande che si può raggiungere in un gas termodinamico soltanto a quasi 3 miliardi di Kelvin. E in questo caso si fonderebbero all'incirca una metà dei deutoni, quelli che hanno appunto l'energia adatta a superare quella soglia che abbiamo calcolato prima, e cioè circa 6 per 10 alla meno 14 joule.